Madonna! Le donne. E voi avete detto? Io ho detto le donne. E voi? State scherzando? Non lo dite più una parola del genere, sapete? Voglio mai uscire. Io ho detto le gomme. Ma che amore! Tuffano gomme, più sicuri si va. Tuffano è grande, esperienza ti dà. Segui la via. Tuffano gomme, la scelta della sicurezza. Circonvallazione esterna, Arzano, Napoli. Campania Radio Sport. Fuori gara! E siamo arrivati in coda e... eravamo in coda anche noi, perché poi il testa coda col treno è bello, no? Perché mentre sta in coda sta in testa. Vabbè, è stata comunque una bella giornata, anche perché andare a San Siro è sempre bello. Ma facciamo subito un pit stop. Tuffano Gomme ad Arzano, l'unico in grado di garantire massima affidabilità e sicurezza alla tua guida. Per auto e grandi mezzi, Tuffano Gomme ad Arzano, la più grande, la più attrezzata, la più efficiente autofficina della Campania. Equilibratura e convergenza compresi nel prezzo, vendita rateale da 10 a 24 mesi a tasso zero. Tuffano Gomme ad Arzano, da 50 anni, sicurezza per te. www.tuffanogomme.com. Anche perché quando finiamo il pit stop è d'obbligo per presentare le ultimissime di napolimagazine.com. Buon pomeriggio ad Antonio Pedalzuolo. Buon pomeriggio Michele, a te e a tutti i radioascoltatori, tifosi del Napoli, ben ritrovati. È andata male. Partiamo con questa frase perché... Ma noi guarda Antonio, così siamo partiti oggi. Male, è andata male la trasferta di Milano. È andata male nel senso che comunque gli azzurri hanno perso senza giocarsela. Questo è il rammarico più grande. Ho visto 11 assenti ingiustificati in campo dal primo all'ultimo minuto, ci metto dentro anche Mazzarri. Questo è il rammarico più grande che ci resta in bocca, perché volendo fare anche dei nomi, ad esempio Mascara non è riuscito a pungere, doveva essere la sua partita, gli esterni non hanno sviluppato il gioco, Gargano, che tu sai Michele, io ho sempre difeso in questa partita, ma stavolta ha sbagliato davvero una quantità incredibile di polloni, l'impossibile. Quindi si è sentita l'assenza di Lavezzi, lo sapevamo che il Pocio è fondamentale per il suo gioco di rottura, però è anche vero che chi è andato in campo poi doveva prendere in mano la squadra, quindi mi riferisco anche a Cavani, che di sicuro non ha avuto palloni, ma è riuscito ha cercato almeno di trovare qualche varco, però poi da lui, così come da Hamsik, ci aspettiamo qualcosa in più, cioè che prendano in mano la squadra, che riescano comunque a portare il Napoli quantomeno ad un gioco dignitoso, e invece sia lui che Hamsik poi spesso erano fuori dal gioco. A bocce ferme verrebbe da dire che forse conveniva far giocare lo stesso Cavani dal primo minuto anche in Spagna. Okay. Io lo dico perché te l'ho detto dal primo momento, sia dal collegamento in Spagna ma anche nel post partita, sinceramente non mi sono spiegato questa scelta di Mazzarri. Tutti diranno è facile dirlo ora, però permettimi, insomma, Michele, l'abbiamo detto prima, l'ho detto anche nel momento in cui Mazzarri ha parlato di turnover, non so a che cosa è servito questo turnover se poi andiamo a fare una brutta figura come quella che abbiamo visto a Milano con il Milan. Io l'avrei fatto giocare, poi è chiaro che dobbiamo parlare del rigore concesso al Milan. Antonio, ti fermo un attimo perché velocemente la mia disamina da testimone oculare sul campo di quello che è successo. Allora, primo problema che ha avuto il Napoli, l'assenza di Lavezzi, è inutile girarsi intorno. Secondo problema, la mancata reazione del Napoli dopo il 1-0, soprattutto perché ritenuto ingiusto, e l'abbiamo visto anche dalle immagini, d'altronde lo ha ammesso lo stesso Allegri, che il rigore avrà fatto uno sforzo incredibile. Infatti, terzo, non possiamo però trascurare il fatto che il rigore ha cambiato la partita. Sicuramente. Mi spiego. Perché Antonio, vedi, la squadra, pur non giocando bene, ma la squadra fino al rigore ha tenuto, la difesa c'era. Teneva bene, il Milan non riusciva a trovare le misure, non riusciva a trovare le contromisure. D'altronde, come
abbiamo detto in apertura con Mariano Grimaldi, abbiamo forse detto anche però Michele, escluso qualche retropassaggio avventato, vedi Campagnaro che... sì sì, no, ma infatti, però tutto sommato la squadra stava tenendo. Antonio, c'è stata una sola occasione vera da gol del Milan per un errore di De Santis. Sì. Basta, però, basta. Però tornando proprio ai palleggiatori del Milan non riuscivano a fare un passaggio che loro fanno tranquillamente, perché sì, poi dopo l'1-0 l'abbiamo visto, Ibrahimovic ci ha dato spettacolo facendo delle aperture girato praticamente a memoria. Pato ha fatto un gol straordinario, ma il Pato del primo tempo che va a scalciare il giocatore, che si becca l'ammonizio, è l'immagine del Milan con Gattuso che ringhia. Significa che il Milan è nervoso perché non riesce a trovare il bandolo della matassa. Però, Michele, e quindi l'episodio cambia. Torniamo alla scena del rigore, scena del crimine, perché è un fallo che si può fischiare come non si può fischiare. Però, e allora ti faccio una domanda. Ti dico subito. Aronica aveva il braccio largo, tutto quello che volete, ma era ad un centimetro da Pato. Come se lo tagliava quel braccio? Antonio, ma se è Napoli-Milan e succede al Napoli un'occasione del genere, il rigore lo fischia, secondo te? Ma guarda, Michele, io ti dico che per me, a prescindere da queste... Non c'è rigore. Non c'è rigore perché non è stato un fallo volontario. Piuttosto c'è da dire che prima del fallo da rigore c'era un fallo di Ibrahimovic spaccata sulla testa di Paolo Cannavaro. E allora, se i guardaline ci sono per segnalare delle azioni, devono svolgere il loro lavoro. Ma non parliamo degli arbitri. Se Collina ha promosso i giudici di linea, i giudici di porta, perché ha detto che ci sono meno trattenuti in area, però i falli di mano... C'erano gli arbitri di linea, non lo vedevano la spaccata in testa a Cannavaro, non lo so. Antonio, io stavo dicendo proprio questo. Cioè, Collina dice che sono diminuite le trattenute in area, però i falli di mano in area ci sono lo stesso e non vengono dati rigori. Napoli-Villarreal, vogliamo dirlo? Sì. Vogliamo dirlo, quindi insomma... Certo è che comunque, Michele, poi dopo questo episodio, che sicuramente ha segnato la partita, sugli altri due gol di Boateng e Pato, niente da dire. No, niente da dire. Ma ripeto, dopo l'1-0 il Napoli... si è aperto per cercare il pareggio e ha preso i due gol. Il Napoli da Tommaso Starace a Morgan De Santis, perché è il portiere, quindi diciamo il numero uno simbolico della squadra, però compreso... De Santis ha fatto delle compreso il presente De Laurentiis... hanno meritato tutti la sconfitta. Per dire che il Napoli è completamente scomparso. Ma è chiaro. Te l'ho detto in apertura, 11 assenti ingiustificati, anche se comunque De Santis delle parate, me ne ricordo almeno un paio importanti, una su Robinho, un'altra su Pato, Ma sempre dopo l'1-0. Certo. Perché prima così come abbiati erano i due spettatori non paganti, ma pagati, sicuramente più ricchi. Perfettamente d'accordo. E su questo non perfettamente c'è. D'accordo, però dobbiamo anche dire a chi ci sta ascoltando che non dobbiamo demoralizzarci troppo adesso. Il Napoli è terzo in classifica e domenica c'è ci sono 11 partite da giocare ancora con grande coraggio, con grande impegno, perché in effetti è quello che è mancato a San Siro. Tu stavi dicendo, poi ti ho interrotto, c'è Juventus... Antonio, nelle prossime 4 o 5 partite... Juventus-Milan, il Napoli gioca col Brescia, quindi il Milan ha diversi scontri diretti. Non è che stiamo dicendo che il Napoli vincerà lo Scudetto. Però se la può giocare con grande serenità, con grande calma. Adesso non c'è nemmeno l'impegno di Europa League. Non dobbiamo andare purtroppo a Leverkusen il 10 marzo. Non ci sarà il 17 marzo la sfida di ritorno. Quindi insomma il Napoli deve andare avanti con calma. Adesso bisogna... coagularsi attorno a questa squadra, quindi riprendersi e poi con calma affrontare un impegno alla volta, perché tutti i big match sono stati già disputati. È vero che il Napoli dovrà vedersela con la Juventus a fine stagione, no? Però sinceramente non credo che questo possa essere un ostacolo insormontabile per il Napoli. Piuttosto, Antonio, c'è Napoli-Udinese, quella è la partita. Napoli-Lazio e Napoli-Udinese sono le due partite che secondo me racchiudono un po' tutta la stagione del Napoli, perché se il Napoli, ripeto, dovesse vincere tutte le partite in casa, compresa quella con l'Inter, il Napoli finirà secondo o terzo alla fine del campionato, lo sto dicendo, quindi prendete nota, dopodiché potete anche sbeffeggiarmi dappertutto se non si verifica, ma se il Napoli vince tutte le partite in casa, compresa quella con l'Inter, il Napoli sarà secondo o terzo dopo Juventus-Napoli.
Esatto, quindi calma. Infatti, anche perché, vedi Antonio, stamattina in treno, tornando... Serve lucidità. Tornando da Milano, insomma, ho detto, ma come, ma... Poi una nota per tutti quei tifosi che erano lì, Michele. Io avevo ancora negli occhi i titoli di giornali, radiogiornali, telegiornali, web giornali, la sfida scudetto, il match scudetto, sono tornati i tempi di Gullit, Van Basten, Maradona, Careca. E poi tornando invece in treno stamattina ho detto no, ma forse era uno scontro salvezza, perché sentivo un po' di depressione, tipico questo fatto napoletano, però insomma Madonna, abbiamo, perché non ce la siamo giocata, abbiamo sbagliato anche in una partita, insomma. E però già era capitato con col Chievo, quindi vabbè. Ho paura un po' questi attimi di amnesia. Tifosi grandi. È anche vero che non c'era la vittima. Noi sappiamo che è fondamentale la vittima del gioco del Napoli. Io ho messo al primo posto in questa particolare partita Milan-Napoli. Ma questa è Lavezzi è stata la causa principale della sconfitta del Napoli, non essendoci, mancando. I tifosi, Antonio, cosa devo dire? Napoli-Brescia, cosa Napoli-Brescia, quindi, avremo anche il posto. Col turbo. Raccomando, Pocio. Cosa devo dirti dei tifosi? Straordinari. Ieri Napoli... 10-15.000 tifosi napoletani. Dovunque ti giravi. Napoletani del nord. Io devo dire una cosa, lo devo dire. È vero che molti erano napoletani milanesi, tutti i napoletani... che hanno raggiunto il capoluogo lombardo erano possessori della tessera del tifoso, che non li distingue dagli altri, nel senso che è stato molto bello viaggiare in metropolitana tra sciarpe rosso-nere e sciarpe azzurre. È stato molto bello, cioè come dovrebbe essere, andare allo stadio tutti insieme senza problemi, casomai anche lo spottone, prendete due, ne prendete tre, non vincerete lo scudetto, non vi facciamo vincere lo scudetto, però tranquillo, tranquillissimi, è stata una cosa veramente molto molto bella, e io spero che insomma chi comanda insomma sembra intenzionato anzi a stringere ulteriormente la cinghia, insomma prenda nota di questo fatto, sì, anche perché poi bisognerebbe introdurre il giudice sportivo positivo per questi episodi. Insomma, un bel 10. Che non la faccia, è una nota, adesso sto scherzando. Un bel 10 in pagella. Antonio, tu sicuramente sei però molto più informato di me e sul programma della settimana, perché oggi chiaramente solito programma post partita, da domani... Non c'era nessuno a Castelvolturno ovviamente. Da domani? E domani si riprende con il classico programma del Napoli. Ricordiamo che sono anche in vendita i biglietti per Napoli-Brescia, ha parlato anche Bigon che ha detto siamo sereni, reagiremo. Per quanto riguarda invece il programma del Napoli, si andrà avanti con doppie, quindi il mercoledì come sempre la doppia, poi il giovedì la pomeridiana e poi si prosegue con il venerdì a porte chiuse sempre di pomeriggio, sabato la rifinitura e domenica si gioca. Antonio, facciamo un pit stop. Tufano Gomme ad Arzano dispone di un'officina mobile per piccole e grandi riparazioni su strada. Servizio montaggio marmitte, freni, ammortizzatori, installazione impianti a gas e tanti altri servizi. Tufano Gomme ad Arzano, da 50 anni. Sicurezza per te. www.tufanogomme.com. Bene così, abbiamo ricaricato le batterie, ma non solo, abbiamo cambiato anche gomme. Antonio, naturalmente di tutto di ma più. Sì, ma il Napoli mi deve fare un bel regalo perché domenica è il mio compleanno. Lavorerò a San Paolo. Quindi. Non esiste proprio che dopo due sconfitte del genere poi. Almeno una tripletta del Matador ci vuole. Sì. Anzi. Sta tutto. Oppure anche un gol dell'ex Amsic. Ma perché? Una doppietta di Lavezzi. Ma guarda, può segnare anche De Santis. Anche De Santis. No, De Santis è un po' più complicato. Però diciamo aronica, ecco, infatti non me ne voglia Totò, però ma perché se gioca Ruiz e segna Ruiz, ma anche Ruiz, anche Mascara, cosa gli dava bene qualsiasi giocatore. Antonio, a domani, abbraccio a tutti, forza Napoli, rialziamoci presto proprio dalla gara con il Brescia, quindi con calma, dai, si riparte con grande serenità. E con Antonio Berazzolo come sempre chiudiamo l'appuntamento con Fuori Gara, anche perché domani Antonio Berazzolo sarà il protagonista, come sempre, come ogni mercoledì, con tutti in rete, con napolimagazine.com. Grazie a Sebastiano Felicella in console.
Noi ci rivediamo stasera 20:40 circa su Telecari con il talk show di Corner. Da Michele Sibilla, linea a Radio.0 Show con Antonio ed Agostino, e appuntamento domani pomeriggio alle 15 con Fuori Gara. Ciao! Madonna! Le donne. Io ho detto le donne. E non state scherzando, non lo dite più una parola del genere, sapete? Voglio mai uscire. Io ho detto le gomme. Ma che amore! Tu fanno gomme, più sicuri si va, tu fanno è grande, esperienza ti dà, segui la via. Tufano Gomme, la scelta della sicurezza, circonvallazione esterna, Arzano, Napoli.